Siamo a Tenuta Pertinello con Filippo Leoni. Filippo, allora raccontaci un po' della vostra realtà che negli ultimi anni ha avuto parecchie novità, direi quasi una svolta, e illustraci un po' quale percorso state seguendo. Allora, siamo a Pertinello, come dicevi, nella Valle del Minette, precisamente a Galeata, in provincia di Forlì. Potete vedere l'azienda è praticamente circondata dal bosco, che è un po' una delle caratteristiche principali. E un'altra caratteristica principale e molto importante è l'escursione termica, che è data sicuramente dall'altitudine, perché comunque le prime vigne partono a 300 metri fino ad arrivare a 500 metri, la vigna più alta che si può vedere sullo sfondo, ma soprattutto queste escursioni termiche sono date dalla vicinanza che c'è con l'Appennino. Quindi lì abbiamo l'Appennino che arriva a 1600 metri e influenza tantissimo il clima di Pertinello, di questa valle, e fa sì che sia una valle più fredda della media o comunque delle altre valli romagnole. E un'altra caratteristica principale, fondamentale, sono i terreni, i suoli. Come potete vedere sullo sfondo sono terreni marnoso-arenacei, nella parte più bassa un po' d'argilla. Poi man mano che si sale l'argilla scompare e rimane solo la sabbia, l'arenaria. E le novità un po' degli ultimi anni sono abbastanza, l'arrivo di nuovi vini, di nuove, nuovi progetti. E l'ultima novità invece è quella che abbiamo intrapreso un percorso biodinamico, quindi soprattutto per il cambiamento climatico, comunque il cambiamento che c'è stato in questi ultimi anni, e ci ha fatto pensare un po' a questa cosa, e sicuramente ci è venuta un po' in mente l'idea che l'unico modo per salvarsi è quello di cercare di preservare un po' i suoli. E quindi siamo partiti da qualche mese, siamo ancora all'inizio con questa cosa, però siamo molto, molto carichi e fiduciosi che sia la strada giusta. Bene, novità che quindi interessano particolarmente la campagna, ma anche in cantina negli ultimi anni avete fatto grandi, decisi cambiamenti o comunque modifiche al vostro stile, anche direi. Come siete intervenuti? Avete cercato sicuramente un profilo più territoriale, di far venire fuori maggiormente quella che è proprio la vostra realtà, che ha delle peculiarità, giusto? Certo, è proprio così. Che la cosa principale che è stata fatta è stata quella proprio di fare venire fuori il più possibile il territorio, e quindi attraverso prima fermentazioni spontanee, quindi senza più l'utilizzo di lieviti selezionati, e senza più o comunque in parte l'utilizzo di solforosa, e in più sono cambiate un po' anche le procedure in cantina, quindi non si lavora più solo con dei protocolli, anzi i protocolli quasi non esistono, ma si cerca di lavorare più in verso l'assaggio, quindi più a livello sensoriale, quindi tutto quello che si fa in cantina e tutto quello che viene deciso perché c'è stato un assaggio, e quindi ogni 2-3 giorni tutte le basi che abbiamo in cantina vengono assaggiate. E inoltre sono cambiate un po' anche i contenitori in cantina che si utilizzano. Se prima si utilizzava tanto legno o quasi esclusivamente legno, e talvolta anche nuovo, quindi di primo passaggio, e negli ultimi anni il legno è quasi scomparso, comunque si usa proprio in minima parte e comunque si usa solo esausto, comunque di terzo o quarto passaggio, e in più è subentrato molto l'utilizzo del cemento.
sia cemento naturale, quindi non vetrificato, cemento crudo, e più recentemente è subentrato anche il cemento vetrificato. E quindi diciamo che ciò che sostituisce prevalentemente il legno è il cemento naturale, mentre ciò che sostituisce prevalentemente l'acciaio è il cemento vetrificato.